Zhang. Ciao Zhang, pensierino per te perché adesso comincio anche a essere un po' stanco di ripetere le stesse cose. Forse è ora che cominciamo a tirar fuori un po' di soldini, no? Perché penso che la squadra che ha messo in campo ieri Conte, giustamente, secondo me, perché si gioca ogni 3 giorni, deve far rifiatare un po' di gente che si è fatta il culo con la Sampdoria, ha lasciato Roma. La squadra che è entrata in campo ieri, secondo il mio concetto di calcio, calcio di un certo tipo, calcio di un alto livello, su 11 giocatori che ha schierato all'inizio, io Zhang tengo buono Lukaku. Tengo buono Sanchez, se sta bene, tengo buono Eriksen, tengo buono il portiere e poi gli altri sette, caro il mio Zhang, cioè è ora. Penso che non si può più. Non si può più, non so se ci racconti le balle, il play finanziario, quelle cose lì me avete rotti i coglioni, tutti quanti, quelli che parlano di play finanziario, play di qui, play di lì, no, no, no Zhang, no, perché tu in Cina spendi un sacco di soldi, tu sei il secondo, dopo il grande capo in Cina ci sei tu, quindi per favore, Zhang. Siamo, almeno parlo per la maggior parte dei tifosi dell'Inter, siamo anche un po' stanchi di fare queste figure. Cioè ieri, tre gol ieri. Io nella mia ho giocato con dei ragazzi veramente che avevano più concentrazione, avevano più voglia di vincere. Non ho mai preso dei gol come quello. Il terzo, poi il terzo, ma anche il primo è una cosa, cioè è stata come una difesa di burro. Non puoi schierare Ranocchia e Skriniar, ormai si vede, fa fatica a giocare a tre, quindi vuol dire che ha dei limiti, questo ragazzo ha dei limiti che non si può, cioè non, dei professionisti seri, ragazzi. Non possono avere problemi a giocare a 3, problemi a giocare a 4. Quei numeri lì, i numeri sono i numeri. Qui bisogna giocare con una certa mentalità e una certa voglia di gruppo. I numeri, ripeto, l'ho detto anche la settimana scorsa, va bene per il biliardino, non per un terreno di gioco 110 per 60 metri. Dai, su, è tutto l'atteggiamento, ragazzi. È l'atteggiamento. Minchia, quello lì in panchina si sgola. Non si può andare avanti a fare questi errori. Abbiamo preso 4 gol, uno più ridicolo dell'altro. Lasciamo stare quello con la Sampdoria, ma i 3 ieri e quello col Napoli. È perché manca concentrazione, manca qualità. Il centrocampo di ieri, santo Dio, Zhang, ti prego, questi qui ne puoi giocare solo uno alla volta ne puoi giocare in questa squadra. Non possono giocare quei tre che ha dovuto mettere in campo ieri Conte. Ranocchia, Young, quello delle. Non sono più presentabili come giocatori di una grande squadra. Va bene come gruppo, ma no, devono giocare una, due partite all'anno. Non si può andare avanti a giocare così, con questa qualità. Non lo so se ci stai prendendo in giro o non so più perché, sai. Io penso che ci siano anche altre persone che il marchio Inter, lo sai anche tu perché se no non lo compravi, è valutato tantissimo come il marchio Milan, come il marchio Juventus, sono dei grandi marchi di lusso. Cioè tu non investi, mi hai investito su un amministratore delegato e su un coach, ok, ma non puoi fare un investimento all'anno, cioè stiamo parlando dell'Internazionale di Milano. Stai parlando di gente che ogni domenica ti riempiva lo stadio se non c'era sto cazzo di Covid che tra l'altro l'avete fatto arrivare voi dalla Cina. Cioè, adesso diciamo la verità, diciamole tutte le cose.
Gagliardini non è più presentabile, ma non perché è un cattivo ragazzo, perché è un giocatore buono. Nell'Atalanta c'è una. È tutto. Va tutto bene nell'Atalanta con Gasperini, perché Gasperini è un grande tecnico, che se ne dica. Lui è un insegnante di calcio, no? A differenza che non è capace forse di gestire grandi campioni, ecco la differenza. Quindi, quello che ti voglio dire, Zhang, per favore, la prossima estate non farci passare Sensi, Barella, Tonali, D'Ambrosio, questa gente. No, non possiamo. Hai preso Eriksen, ok, ma non è abbastanza, non è abbastanza. Se ieri sera andavi a Bergamo, vedevi due centrocampi di quelle due squadre lì, è tutto un altro ritmo, è tutto un altro livello, ma non perché i nostri non corrono, perché corrono tantissimo anche i nostri, ma proprio manca la qualità per giocare a certi livelli, per giocare in Serie A. Guarda la Juventus, quanti giocatori di qualità. Sta vincendo un campionato in una maniera proprio di una. Ha giocato bene una partita, due partite. Anche l'altra sera a Bologna ha fatto un gran gol Dybala, ha chiuso la partita. Ma non hanno bisogno neanche di giocare bene se incontrano queste squadre. Se da 2 metri. Non hai la testa sulle spinte del portiere, ma la tiri sulla traversa. È perché non ci sei, non ci sei. Non puoi prendere la scusa, sono stanco. No, lì dovevi solo fare la cosa più semplice del mondo, mettere il piatto del piede e appoggiarla. Cioè, non lo so io non so più, sono deluso, deluso. Non abbiamo perso, ok. Dopo sono andato a vedere la squadra che ha giocato l'anno scorso a gennaio con Spalletti. Io penso che forse eravamo un tantino più forti. Io penso che eravamo un tantino più forti. Andate a rivederla, chi non mi crede. Andate a rivedere le ultime due formazioni. Una l'abbiamo persa e una l'abbiamo pareggiata col Sassuolo prima di ieri. Le squadre che ha messo in campo Spalletti. Secondo me proprio non c'è nessun miglioramento di qualità. Anzi. Dall'Inghilterra, il Manchester United, cos'è che ci ha mandato qua? Come fai 35 anni a fare quegli errori lì? Ma dove pensi di giocare? In spiaggia? Ma in spiaggia stai più attento quando giochi. Zhang, ti prego, devi mettere mano al portafoglio se vuoi a diminuire il gap, perché è facilissimo, non è che ci vuole tanto a capirla. A settembre tutti carichi, la Juventus fa una preparazione un po' differente per arrivare a fine stagione in Coppa dei Campioni. L'Inter, che non deve, sa benissimo che non arriva in fondo con questa squadra, parte tutti gli anni a manetta, no? Ma dopo, quando finisce la benzina, ecco che la qualità dovrebbe salire, portare su momenti difficili, qualità, tocco, passaggio, classe, tiro, punizione, la incrocio. È questo che non manca. Manca questo e i risultati si vedono. Quando dissi che il girone di andata era stata una cosa super fantastica, avevo ragione. Abbiamo fatto forse due sconfitte, tutto il girone d'andata, con la Juventus e forse con la Lazio. Stop, penso, eh. No, anzi, no, il girone d'andata abbiamo battuto la Lazio a Milano. È vero. Non so contro chi abbiamo perso il girone d'andata. Abbiamo fatto una marea di punti. Perché avevamo tanta forza, tanta benzina. Abbiamo ribaltato a Bologna. Quindi questo vuol dire che avevamo più benzina nei muscoli. Dopo la benzina finisce e, ripeto, deve saltare fuori la classe, la classe, la classe, la classe e il essere concentrati, che è un'altra cosa. Manca anche quella. Non si può prendere quei gol lì. Non si può, ragazzi, non si può più, veramente. Ciao, sono veramente stanco e deluso. Quindi ci vediamo.